Un pipistrello. La testa di un lupo. Un granchio. La morte. La morte. Ho i risultati della sua scansione cerebrale. Tutto sembra nella norma. Nessun danno fisico in seguito all'incidente. Tuttavia, sono preoccupato per la sua condizione psicologica. Lo so, non è facile, ma deve voltare pagina, Ethan. Non è responsabile per ciò che è accaduto. È colpa mia se Jason è morto. Ora sarebbe vivo se fosse stato più attento. È stato un incidente. E gli incidenti capitano ogni giorno. Non può accusarsi in eterno per la morte di Jason. Come sta, Sean? È un bambino molto solitario, molto concentrato su se stesso. È molto attaccato a sua madre. Con me è più distante. E che mi dice di lei, Ethan? Come si sente lei? Ho smesso di vivere quando è morto Jason. Quando siamo stati investiti. C'è qualcos'altro che voleva dirmi, Ethan? No. No. La seduta è terminata. Continueremo la prossima settimana. È stato fortunato. È molto raro sopravvivere a un incidente del genere. Non mi sento proprio fortunato.